alle due ruote. Madrina della manifestazione, abbiamo il piacere di averla sul palco con noi e gli do subito la parola, Annalisa Minetti, che non ha bisogno di presentazioni. Un applauso per Annalisa. Beh, io vi do nuovamente il benvenuto in questo mondo meraviglioso della disabilità su due ruote. Io non andrò a toccare gli aspetti tecnici, perché chiaramente abbiamo dei professionisti che quest'oggi a questa virtuale tavola rotonda avranno modo di trovare insieme a noi delle risoluzioni a quelle che potrebbero essere poi effettivamente una visione diversa e più rapida di ciò che ci serve, di ciò che rende poi più agibile il diritto umano in generale. Ma per quanto mi riguarda, vi do il benvenuto in un mondo che è il mondo della disabilità, un mondo che chiaramente tutti pensano di conoscere, ma che realmente in pochi conoscono, che da fuori non si può comprendere totalmente se non sei appunto protagonista del mondo stesso. Io, come chiaramente voi sapete, sono non vedente, quindi ho una sensibilità chiaramente maggiore su questo tema, perché ne sono protagonista, perché lo vivo quotidianamente, so le difficoltà che tutti i giorni bisogna affrontare in una società che non vuole vedere, che non vuole ascoltare e che non vuole riconoscere le risoluzioni più immediate. Per quanto mi riguarda, credo fondamentalmente che la cosa che di fondo viene a mancare da subito e che rende difficile apparentemente il mondo della disabilità è la mancanza di autonomia, il dover dipendere dagli altri, il sapere che da soli alcune cose non si possono più fare. Questo è quello che tendenzialmente viene detto da subito. Beh, non è così, in realtà non è così. In realtà noi potremmo fare molte più cose di quello che la gente pensa, ma la società di oggi non ci permette così agibile il mondo dei normodotati. Io non mi affanno mai ad essere normodotato, ad assomigliare a un normodotato, e non mi piace l'idea che la gente lo faccia, però mi rendo conto che difficile è rimanere semplicemente disabili. Mi piace in qualche modo affannarmi fondamentalmente ad essere specialmente abili, a ingegnarmi a raggiungere gli obiettivi comunque in ogni caso. Se vogliamo andare a vedere una persona che oggi ha una limitazione fisica e che quindi fa fatica anche ad andare a scuola, un ragazzo per esempio, piuttosto che ad andare a fare sport, piuttosto che andare al lavoro, rendergli ancora più difficile la vita, per esempio in questo caso non dandogli una patente speciale che potrebbe, non dico dargli la possibilità di fare le gare e quindi essere un protagonista come vogliamo nel MotoGP, semplicemente essere autonomi, arrivare al lavoro, arrivare a scuola, non dover prendere per forza di cose con la limitazione che c'è il pullman eccetera eccetera eccetera, ma potersi permettere uno scooter. Oggi è difficile anche questo, la burocrazia oggi rende difficile tutto, anche prendere uno scooter per chi avrebbe la possibilità addirittura di mettersi in un circuito e correre a tutta velocità. Non vi sembra assurdo? Lo è. Io non vi voglio aprire gli occhi, perché che lo faccia io sembra quasi un paradosso, ma la verità è che oggi tutto è difficile quando potrebbe essere facile. Oggi vorrei che si sensibilizzasse molto, un'apertura, una visione diversa, cambiare il punto di vista per quanto riguarda la possibilità di tornare ad essere autonomi, riconoscere che i sogni sono un diritto di tutti, riconoscere che la vita è un diritto di tutti e riconoscere che volere potere non è una frase fatta, ma è l'inno che in qualche modo ho cantato e canto da sempre e per tutti e davanti a chiunque, ma soprattutto riconoscere che essere autonomi si può fare.